Benvenuti, in questo tutorial vedremo Portainer. Portainer è una piattaforma che vi permette di gestire i Docker, i container o anche dei cluster Kubernetes tramite appunto una GUI, un'interfaccia utente piuttosto comoda e interessante. Quindi adesso noi ovviamente lo proveremo con Docker e quindi vedremo insomma le basi di questo sistema. Allora, dovete aver installato sul vostro server o computer Docker. Non vi farò vedere l'installazione perché esistono già un paio di tutorial qua sul canale su come installarlo, quindi eventualmente ve li linko in descrizione. Quindi partiamo dal presupposto che avete Docker installato, andiamo qua su Portainer, clicchiamo qua sul portale di Portainer, portainer.io, andiamo su Install. Abbiamo due edizioni, noi prendiamo la Community Edition che è gratuita. Selezioniamo Setup, un nuovo Portainer Server Installation. Scegliamo Docker Standalone, come vedete avete anche l'opzione Docker Swarm e Kubernetes. Nel mio caso io scelgo Linux. Fatto questo, copiamo questo comando che ci va a creare un volume all'interno del nostro un volume Docker. Quindi lo incolliamo, docker volume create e possiamo chiamare questo volume portainer underscore data. Creato il volume, andiamo qua sotto, come vedete ci dà questo blocco di codice che adesso andiamo a incollare. Come vedete ci espone il container di portainer su due porte, la 8000 e la 9443. Noi poi ci collegheremo alla 9443 tramite un HTTPS e qua come vedete va a puntare il SOC del Docker per poterlo monitorare e dialogare con lui. Fatto questo lo lanciamo. Ora va a scaricare l'immagine e poi attivare il container. Ok, facciamo Docker PS, come vedete abbiamo un container attivo. Fatto questo, non ci resta che collegarci all'IP della nostra macchina o se siete in locale tramite localhost. Andiamo qua sulla porta 9443. La connessione deve essere HTTPS, probabilmente come vi dirà che la connessione non è privata. Fate avanzate e fate procedi sulla connessione. Nel caso non vi funzioni con Chrome, eccetera, dovete andare ad aggiustare dei settaggi in Chrome oppure provate con Firefox. Fatto questo, ci colleghiamo. Come vedete, vi chiede di registrarvi. Qua appunto abbiamo admin, qua mettiamola, creiamo una password. Abbiamo creato il nostro utente e come vedete siamo dentro nella nostra piattaforma. Come vedete qua ci dice che abbiamo una rete locale attiva con un container, un volume e un'immagine. Entriamo e qua come vedete abbiamo tutta il nostro menu. Se andiamo su immagini, come vedete abbiamo una immagine di Portainer, che è il Docker che abbiamo installato prima, e abbiamo un container funzionante. E come vedete qua possiamo gestire vari container, eccetera. Però prima di farlo lanciamo prima un container da terminale e dopo vedremo anche come creare container, eccetera, da desktop, solo per farvi vedere le differenze. Ok, proviamo a creare un container di MySQL. Come vedete lanciamo il nostro comando. Ora lui va a scaricare l'immagine. E ora in teoria dovremmo avere un container MySQL attivo. Ok, se infatti andiamo sul nostro portainer, facciamo aggiorna. Come vedete abbiamo test MySQL, eccetera, eccetera. Scusate, è arrivata una telefonata, come sempre.
nel momento meno opportuno. Allora, dicevamo, come vedete, qua vediamo il nostro container attivo e se vogliamo possiamo fermarlo, farlo ripartire. Possiamo ispezionarlo, come vedete qua vediamo tutto quello che sta facendo, eccetera. Abbiamo i nostri log, eccetera, così anche se c'è un problema possiamo vederlo direttamente da qui. Possiamo vedere le informazioni, quindi qua vediamo appunto tutta la configurazione facciamo l'inspect, praticamente vediamo tutte le sue strutture, se ha dei volumi, eccetera, eccetera. Possiamo vedere insomma un po' di cose, possiamo anche monitorarlo, come vedete qua poi abbiamo dei grafici sull'utilizzo eccetera, quindi possiamo anche avere un monitoring dei vari container e cosa più interessante abbiamo anche una console, quindi come vedete qua di default ci fa la nostra console e noi possiamo entrare, quindi qua siamo all'interno del container, quindi se vogliamo entrare nel nostro menu facciamo MySQL U root meno p, ops, meno p, qua mettiamo la password che credo fosse 123 e siamo dentro nel nostro container, quindi possiamo fare create database ciao punto virgola e abbiamo creato il nostro database. Come vedete anche questa cosa è abbastanza comoda, insomma ci risparmia un po' di tempo e infine possiamo anche cancellarlo, rimuovi. Rimuovi anche i volumi non persistenti, ok? E come vedete lo abbiamo distrutto. Se andiamo in immagini, come vedete abbiamo ora due immagini, una che ci dice che non è usata, quindi possiamo anche selezionarla, pesa 520 mega e quindi andiamo a liberare 520 mega dal nostro hard disk. E fin qui, insomma, tutto bene, però abbiamo usato il terminale. In realtà noi possiamo creare i nostri containers anche da qua. Andiamo qua su containers, facciamo aggiungi container, facciamone uno semplice, mettiamo di voler installare Nginx. Qua scriviamo il nome della nostra immagine, come vedete qua abbiamo un cerca, possiamo andare sul Docker Hub e cercare le immagini che ci servono. Noi vogliamo usare quella di Nginx, come vedete è semplicemente Nginx, quindi ci basta chiamarla qua, poi qua possiamo dare un nome al nostro container, possiamo chiamarlo My Engines, poi andiamo qua su Advanced Mode, no, Simple Mode va bene, qua ok, qua possiamo dichiarare le porte su cui vogliamo esporlo, noi vogliamo esporlo sulla porta 80 e deve puntare all'interno del Docker alla porta 80, quindi qua andiamo a dichiarare le nostre porte. Se vogliamo possiamo aggiungere anche la porta 443 e via così. Qua possiamo aggiungere altri comandi se ne abbiamo bisogno. Come vedete, praticamente questa struttura va a ricostruire un Docker file. Insomma, come avete visto nei tutorial precedenti, il Docker file è quel file con cui appunto possiamo configurare la creazione della nostra immagine qua. Praticamente abbiamo una riproduzione strutturata di quello, possiamo andare a creare i nostri volumi nel caso ne avessimo bisogno. Qua basta fare aggiungi volume e possiamo chiamare il volume nel container rispetto al volume in locale. Qua possiamo andare a definire un network e qua le variabili d'ambiente, la label, la restart policy, ovvero nel caso il Docker, il container si fermi, che cosa bisogna fare? Possiamo dirgli che si deve riavviare in automatico sempre. E come vedete, insomma, tutte le configurazioni o buona parte delle configurazioni di un Docker le avete all'interno di questa interfaccia. Noi torniamo qui, abbiamo dichiarato la nostra porta, abbiamo dichiarato la nostra immagine, abbiamo dichiarato il nostro nome, non ci resta che fare deploy container. Ora, ovviamente, lui farà il pull dell'immagine dal Docker Hub e creerà la nostra immagine. Come vedete, qua abbiamo la nostra immagine funzionante ed è esposta sulla porta 8080. Quindi, se andiamo qui, ci copiamo il nostro IP e lo richiamiamo, dovremmo avere la pagina di Nginx. E perfetto, perfetto. Ora andiamo qui,
Spegniamo un attimo Nginx per essere sicuri che stiamo lavorando sulla nostra. Ok, Nginx è stato fermato, perfetto. Andiamo qua, non dovremmo più vederla. Perfetto. Adesso facciamo ripartire. Start. E come vedete ci siamo. Qua abbiamo appunto i volumi, il portone è data, possiamo creare altri volumi, ma adesso andiamo a vedere Stack, che è l'ultima parte di questa introduzione a Portainer. Facciamo aggiungi Stack e come vedete qua possiamo installare, cioè inserire un codice Docker Compose che quindi ci va a strutturare una serie di container, diciamo una preconfigurazione dei container che vogliamo e che poi potremo riutilizzare più volte. Qua possiamo uploadare il file Docker Compose, possiamo collegare un repository o possiamo usare un custom template. Noi adesso andiamo con il web editor, gli diamo un nome, lo possiamo chiamare Demo WordPress. Vado qui su, prendiamo già un esempio già fatto di Docker file, ci copiamo questo. Ci copiamo questo, lo incolliamo qui. Come vedete qua abbiamo il nostro Docker file, dobbiamo cambiare un attimo la porta qua, perché sulla porta 8000 c'è già Portainer che sta andando, quindi facciamola 8080. Come vedete, tramite il Docker file andiamo a chiamare un database MySQL versione 5.7, andiamo a chiamare un container WordPress, quindi ci creerà un container MySQL, ci creerà un container WordPress e come vedete poi i due elementi sono connessi tra di loro, sono connessa di loro tramite depends on e quindi insomma dovremmo insomma poter installare avere quindi due container, uno WordPress e uno MySQL creati tramite il Docker file che abbiamo inserito qua in Portainer. Fatto quindi inserito il nostro file, facciamo deploy stack. Ovviamente attendiamo un attimo perché deve fare il pull sia dell'immagine del MySQL sia dell'immagine del WordPress e poi creare il container. Ok, sembra aver fatto stack successfully deployed. Ci rimane salvato il nostro stack, in questo modo possiamo ricrearlo tutte le volte che vogliamo, visto che ormai è in memoria nel nostro Portainer. Andiamo su immagini, abbiamo un'immagine di MySQL, un'immagine di WordPress, andiamo su containers e abbiamo un containers del nostro database e un containers del nostro WordPress esposto sulla porta 8080. Quindi andiamo qua sulla nostra porta 8080 e come vedete abbiamo il nostro WordPress. Proviamo a fare un'installazione, vediamo se c'è italiano. Italiano. Continua. Demo. Ops. Demo. Nome utente. Admin. Password. Vabbè, ci copiamo questa. Facciamo un bel demo. @demo.it. Installa WordPress. E ok, ci loghiamo. Admin. Ok, entriamo e come vedete il nostro WordPress è attivo e quindi niente, insomma andiamo a vedere un attimo qua se ci ritorna qualche valore, non è ancora, ma semplicemente perché è attivo da poco, ok, sono arrivati, insomma qua abbiamo il nostro dev network, come vedete è apparso un network demo WordPress che è stato quello creato dal nostro Docker Compose che abbiamo qua in stack. E quindi insomma come vedete insomma qua Portainer insomma un sistema abbastanza comodo insomma per poter monitorare e gestire Docker tramite insomma una dashboard, una GUI, una dashboard visiva.
Ovviamente per poter padroneggiare bene WordPress, comunque WordPress, Docker, comunque bisogna conoscere comunque le basi e i comandi da terminale, perché non è che le GUI o l'interfaccia deve essere una risoluzione a tutti i problemi, però diciamo è di sicuro un aiuto, è comodo, è anche bella da vedere, fa figo quando la rifilata a qualche cliente, quindi direi che è uno strumento molto buono. Sarebbe interessante provarlo anche con Kubernetes, prima o poi magari proveremo. E poi ci sono anche tante altre funzionalità che non ho ancora avuto modo di esplorare, quindi anche qui magari in futuro ci saranno altri tutorial. Però per oggi è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.